E benvenuto al nostro ospite. Siamo con il presidente del Consiglio Comunale Francesco Trasatti. Buongiorno Francesco e benvenuto. Buongiorno agli ascoltatori, buongiorno a te Paolo e Grazie, grazie. grazie. Io so che adesso, così per caso parlando, è la prima volta che vieni nella nuova Sì, sede, quindi sono assolutamente. molto contento. Spero ti piaccia. Ti ho fatto già i complimenti, li rifaccio anche pubblicamente perché veramente è uno studio di valore. Poi sul corso Sì, è proprio nel cuore della città. appena ci spacchetta. Era una domanda retorica perché dopo tanti lavori è bello sentirsi dire che è un bello studio. Assolutamente sì, Certo, assolutamente non sì. Vabbè, compete con la sala del Consiglio Comunale. quella devo dire non compete già la nostra sala del consiglio anche con altre sale del consiglio, nel senso che la nostra è veramente bella. Eh beh, sì, È veramente bella. sono Esatto. pochi i comuni che possono vantare la sala del Consiglio come meta di visita Sì, turistica. assolutamente sì, con quella proprio bellezza e devo dire che sempre diverse persone rimangono stupite. Ricordo quando addirittura combaciò un consiglio comunale con Fermo sui libri, sai, la Ok, rassegna, sì. era ospite Gad Lerner e arrivò un po' prima e gli facciamo fare un giro del centro. C'era il consiglio comunale in corso, lo fece entrare e rimase su, ovviamente salutò tutti i consiglieri. Poi andammo a San Martino perché era prima del terremoto. E ci fece proprio i complimenti per la sala consiliare, per la bellezza insomma, dell'ambiente Bei all'interno dove si tempi. svolgeva. Bei tempi, bei Bei tempi. tempi, però bisogna sempre andare avanti e prendere quello che di buono arriva anche nei momenti più difficili. Però credo che di buono per te è arrivato questo nuovo incarico, no? Da presidente del Consiglio Comunale, che dopo il sindaco è la massima carica cittadina. È un onore, ma immagino anche un onere, perché è colui che garantisce anche una rappresentanza a tutti i gruppi consiliari, che siano essi di maggioranza o di opposizione. Come sta andando questo nuovo incarico? Ma io penso che stia andando bene, come ho detto poi nel discorso di insediamento, continueremo a lavorare spalla a spalla con l'amministrazione comunale, ma chiaramente in questa veste da ruoli diversi, non più come vice sindaco, come assessore alla cultura, ma invece appunto in un ruolo più prettamente istituzionale, come giustamente tu dicevi, di garanzia anche perché tutti i Certo. consiglieri possano esprimere le loro posizioni e dibattere poi di quelle che sono di quello che è il futuro della città di Fermo. Noi siamo partiti in una situazione, ovviamente, come sai, abbastanza incasinata dovuta al Covid, quindi con i consigli comunali a distanza, tra l'altro, con il sindaco anche ricoverato in quel periodo proprio per il Covid, ma devo dire che penso ci si sia messi subito abbastanza in linea. Il secondo consiglio comunale è stato, prima di Natale, è stato anche oggetto di un'ampia relazione, ad esempio, Sì. anche delle partecipate, no? Che pure era stata richiesta dalla minoranza, e quindi è stata un'occasione anche per un confronto, io credo, di grande qualità, in cui si è parlato a fondo anche delle linee dello sviluppo delle società partecipate della città. Quindi c'è stata l'istituzione della quarta commissione in maniera formale ufficiale, la commissione sanità, proprio perché il tema della sanità è un tema molto sentito. So che già ci sono stati due o addirittura tre incontri già della stessa commissione in cui si sono analizzate, insomma, e così si continuerà, immagino, attraverso il presidente Lucci Sì. a proseguire in quest'opera Sì. comunque di ascolto e di confronto. Insomma, mi sembra che comunque, nonostante la situazione di difficoltà dovuta alla difficoltà di incontrarsi proprio per il Covid, insomma, siamo credo partiti tutti insieme con il piede giusto. Venerdì scorso c'è stato, diciamo, l'ultimo in ordine cronologico consiglio comunale, che ha visto anche il rientro, possiamo dire, parziale dei consiglieri in aula, perlomeno il sindaco, visto come Sì. presidente, eravate presenti fisicamente e non Sì. solo collegati via web. Sindaco, presidente del consiglio e segretario generale devono essere presenti per legge, quindi loro devono Apposta. stare proprio nella sede ufficiale del consiglio, così come il segretario e il sindaco devono essere presenti nella sede della giunta, mentre gli altri assessori e i consiglieri possono essere in videoconferenza. In questo caso abbiamo voluto dare un segno, vista anche la richiesta, chiaramente secondo tutte le normative di sicurezza, quindi garantendo la presenza esclusivamente ai capigruppo.
delle forze in libera scelta, quindi potevano tranquillamente decidere se essere presenti o meno all'interno della sala, perché la capienza complessiva della sala permetteva ai capigruppo di esserci. Ovviamente mascherine, guanti, aereazione del locale ogni 40 minuti, del salone, e il resto tutto in videoconferenza. E quindi questo ha permesso, diciamo, di dare un segno comunque verso la necessità, no, della presenza, dell'essere presenti, ma senza... ma mantenendoci insomma in linea con quelle che erano le disposizioni, che sono le disposizioni ancora per di fatto i consigli comunali. Tra l'altro questa situazione, diciamo così, di purtroppo obbligata, mancata partecipazione fisica, amplifica ancora di più quella che invece è l'importanza di un'apertura del consiglio alla città. Insomma, voi da sempre avete garantito la diretta, no, radiofonica in FM, quindi insomma sì. In grado di raggiungere qualunque fascia di età, no, perché poi internet escludi di fatto una fascia di età più alta, invece con l'FM in macchina eccetera eccetera. E poi c'è anche una novità invece che riguarda un podcast che permette appunto di, tramite il sito istituzionale del comune, di seguire anche lì il consiglio oppure riascoltarlo eccetera eccetera. Sì. Sì, non ci siamo inventati niente, abbiamo semplicemente dato seguito a oramai una prassi che è di consuetudine in tutti i comuni in capoluogo, da Torino a Catania. Insomma, chiunque guarda un sito internet di un'amministrazione comunale trova in ogni caso la trasmissione in streaming dello stesso consiglio, oppure anche un podcast con i vecchi consigli che sono consultabili. Quindi abbiamo semplicemente dato realizzazione a quelle che erano un po' anche, che era anche previsto dal regolamento di fatto del consiglio comunale, e quindi già all'ultimo consiglio, alla trasmissione radiofonica che è da sempre un must, diciamo. Tra l'altro è seguitissima, sì, e sì, io a volte ha sorpreso anche me quanto sia seguita. Sì. Io avevo, ti dirò che quasi ogni consiglio comunale qualcuno che mi messaggia durante il consiglio dicendo: vi sto ascoltando la radio. Quindi è proprio, è un, anche magari persone impensabili, o insomma la nonna, la zia, quindi non necessariamente, voglio dire, no, la persona. Vi mancano le telefonate in diretta durante il consiglio degli ascoltatori. Esatto. No, però no. È un elemento, no, di trasparenza e di partecipazione, devo dire, che la città ha sempre mostrato, perché la radio è oramai è una collaborazione con la radio pluriennale, devo dire. Beh, è decennale da prima che ci fossimo anche noi. Sì, assolutamente, avanti da sempre. Però a questo, se si può affiancare anche lo streaming, è positivo, e come dire, allarghi il campo di azione e di partecipazione di tutti. Quindi su questo senz'altro ci siamo mossi, e già lo scorso, con l'ultimo consiglio, è stato in questa forma. E tra l'altro credo che ci siano state una serie di importanti passaggi che hanno visto tutte le forze, maggioranza e opposizione, compatte. Penso anche alla mozione, credo fosse una mozione di Amnesty International, sì, no? Che ha reso orgoglioso non solo te come presidente, ma tutto il consiglio comunale. Quindi insomma ci sono delle battaglie che la città di Fermo porta avanti unita e compatta, no? Ma io auspico, come dire, che il confronto, anche qui, come ho detto in sede di insediamento, il confronto anche aspro che comunque ci deve stare, e anche di differenti posizioni che non sono annullabili, anzi quando si annullano le differenze di posizione è grave, secondo me. Quindi ci deve stare, ma non deve togliere la possibilità di trovare la sintesi o l'accordo invece su alcune situazioni che, a fronte di una dialettica, invece possono esserci. Il caso a cui hai fatto riferimento tu, cioè le mozioni Regeni e Zacchi, sono state due mozioni comunque proposte dalla minoranza, fatte proprie dalla maggioranza, su cui si è registrata la convergenza unanime, e che hanno affiancato il comune di Fermo ad altri, centinaia, migliaia di comuni italiani, che pure hanno deliberato nei loro consigli proprio per la vicinanza a queste due figure, no? Questi due giovani, l'uno italiano, l'altro studente straniero, ma all'Università di Bologna, che attraverso il loro impegno, la loro ricerca, no, sui diritti, sull'istruzione, sulla cultura, sono diventati nolente purtroppo dei simboli.
Sì, e credo sia doveroso che anche una città che sia dalla grande comune, dalla grande metropoli al piccolo comune prenda una posizione, perché può sembrare inutile, ma è fondamentale dire la propria, perché altrimenti se non si dice quello che si pensa si resta in un limbo dove sì, non si avranno problemi, non ci sarà dibattito, ma si resta comunque in un limbo grigio che rimane lì, Io insomma. ho detto anche in un mio recente post, no, che se oltre alla chiaramente ordinaria amministrazione e le cose da fare, che sono tante e sono, come dire, sulla concretezza dell'agire, questo assolutamente va fatto e portato avanti, si riesce ogni tanto, magari, vuol dire, a ritagliare del tempo, no, per un dibattito anche su quello che accade attorno a noi. Francamente, insomma, non è E male e ci infatti aiuta, e aiuta a proiettare anche la comunità fermana, no? In contesti anche più ampi. ti chiedevo questo, una cosa che adesso manca, ma proprio per motivi, per cause di forza maggiore. All'epoca se ne facevano, ma non sono stati tantissimi, i consigli comunali aperti, no? Che forse sono il massimo esempio di democrazia, dove i cittadini, le associazioni possono partecipare. Cosa ne pensi di questa modalità? Ne penso molto bene, io ne ricordo uno diciamo del periodo dell'amministrazione, sotto l'amministrazione Brambatti, Giovanni Lanciotti, ricordo, fece un consiglio comunale aperto, mi pare, sul tema della sanità, anche allora, Sì, mi forse un pare. nuovo ospedale, Sì, qualcosa del genere. ci fu insomma una grande partecipazione. Credo che possano essere utili a sollecitare un dibattito, utili a creare anche un raccordo attraverso anche la politica locale, nazionale, regionale, no? Quindi questo tipo di forma, se non è passerella, diventa invece un'opportunità di dibattito, di confronto in cui chiami al tavolo. Sì. No, a un tavolo, quindi in una sala consiliare, di fatto tutte le forze del territorio. Ti dirò anche che comunque noi abbiamo proceduto, mi pare un paio di settimane fa, la nomina già dei presidenti delle consulte dei ragazzi delle elementari e delle medie superiori, assieme a Mirko Giampieri, l'assessore alle Sì. politiche sociali, al dirigente Gianni Della Casa, Samuela Baiocco dell'ufficio politiche sociali che se ne occupa. E anche quello credo che sia un bel, no, esempio di Eh beh, partecipazione. e Parlavamo infatti questo, dell'apertura alla anche città. noi assistiamo spesso, anche come redazione ci arrivano note di scuole, adesso ovviamente tutto, però scuole in visita ai consigli regionali, eccetera, eccetera. Immagino che in futuro portare anche la scuola nel mondo del consiglio comunale significa educare e Alla dare una bella cittadinanza, lezione di no? educazione civica, no? Assolutamente, infatti il dispiacere, Paolo, è stato che questa cosa non si sia potuta fare in presenza, perché credo anche che i ragazzi all'interno, no, dell'aula consiliare abbiano anche, no, l'austerità e l'autorevolezza, ma anche il senso del valore di quello che stanno facendo. Chiaramente l'online ti porta a un po' a derubricare, se vuoi, anche la cerimonia, anche una cerimonia come può essere questa. Sono comunque piacevolmente colpito anche dai discorsi che i ragazzi hanno fatto in sede di insediamento della consulta. Insomma, c'è sempre questa volontà di Quali partecipare e di sono le esserci. loro priorità che hanno detto? Come. Guarda, ti dirò una cosa che non ti stupirà, ma ne ho avuto conferma. Il tema ambientale è un tema presentissimo nelle giovani generazioni. Quindi Speriamo. il discorso del verde, della cura del verde, della raccolta differenziata, io nei discorsi che abbiamo ascoltato con Mirko, con Samuela, con Gianni, e nell'occasione dell'insediamento, buona parte dei loro interventi erano focalizzati proprio sulla tutela dell'ambiente. Quindi segno che il dibattito, al di là della politica nazionale, nostrana, è un tema Sì. che Sì, oggettivamente è entrato nel sangue, che nella poi a testa dei volte ragazzi. diciamo così, da loro diventano, da questa sensibilizzazione verso questi temi, sono loro stessi a diventare controllori delle proprie famiglie, quindi di chi ha, a me è Sì. successo di essere stato corretto da ragazzini nel gettare un rifiuto differenziandolo in maniera corretta, eccetera, perché ne sanno più di noi in alcuni casi. Assolutamente. Ed è secondo me, un bel tema su cui lavorare, su cui lavorare Speriamo collegialmente presto tutti con insieme. la scuola perché credo che sia fondamentale adesso più che mai. Tra l'altro, se non sbaglio, visto che siamo anche coetanei, sei il più giovane, uno dei più giovani presidenti del Consiglio Comunale di Fermo.
Sai, questo non sono interessato. Era per tirarmi un po' su di morale, perché abbiamo la stessa età, ma penso che sei il più giovane che ci sia stato, affermo. Quindi, Può essere, è la gioventù che dobbiamo fare se siamo così giovani, Francesco. Esatto. Quindi allora, il più giovane presidente del Consiglio Comunale di Fermo, e sottolineiamolo. Il più giovane speaker radiofonico. Oh. Aspettavo questa cosa, no, scherzi a parte, io ogni tanto sdrammatizzo, assolutamente, no. Guarda, poi si giochi sull'età, a parte Simone poverino che già è con una gamba, ci sentiamo ancora ventenni, sì, sì, sì. A parte Simone Corazza che è qui con noi, che sta più di là che di qua, però esatto. Il resto così. Senti, torniamo seri, sì. Altri organismi che lavorano insieme al Consiglio Comunale, abbiamo gli ultimi 5-6 minuti, sono le commissioni. Sì. Tu prima avevi accennato alla Commissione Sanità, poi ci sono altre commissioni. Per chi non le conoscesse, che tipo di lavoro fanno e che tipo di correlazione c'è con la Presidenza del Consiglio Comunale? Beh, abbiamo le tre canoniche commissioni su cui abbiamo quest'anno redistribuito in maniera più paritaria i compiti, che si occupano di dibattere i provvedimenti del comune prima che vadano poi in consiglio comunale. Quindi c'è una sorta di antedibattito che avviene all'interno della commissione, e poi dopo invece il dibattito con tanto di votazione vera e propria che attiene al consiglio comunale. Savino Febi è il presidente della prima commissione, già assessore al bilancio, si occupa infatti la commissione di bilancio, partecipate soprattutto di affari generali, di tematiche di questo tipo. La seconda invece è lavori pubblici, urbanistica, ambiente, presieduta da Stefano Faggio, e la terza è la commissione invece sociosanitaria, diciamo con una connotazione più sociale, avendo noi creato con la presidenza di Nicola Lucci la quarta commissione sanità. La terza è quindi diciamo dei servizi sociali, politiche scolastiche, istruzione, cultura, politiche giovanili e sport, che vede la presidenza di Silvia Remoli. Quindi questa è la strutturazione delle commissioni. A volte vengono anche utilizzate in maniera proficua, anche in maniera di approfondimento, quindi certo. Per l'ascolto, per l'audizione. La stessa commissione sanità è stata convocata in questo periodo non tanto per, come dire, analizzare atti di organi che competono poi prevalentemente quasi sempre alla regione, ma più che altro per favorire un interscambio, un passaggio di informazioni, un dibattito relativo a queste tematiche. E anche un'attività di sensibilizzazione che poi il Consiglio può fare con i suoi strumenti verso chi di dovere prendere decisioni in materia, ad esempio, sanitario, come la regione. Certo. Quindi, insomma, è un supporto a quella che è poi l'attività finale dell'organo massimo decisionale che è il Consiglio Comunale, no? Sì. Quindi una bella interazione. Anche qui credo che sia importante, ma lo state facendo, rendere, come dire, partecipe la città sulle varie commissioni, eccetera, eccetera. Sì, sì, anche da questo punto di vista. Ci sono state già in passato, ma Avranno tutta la possibilità di essere trasmesse anche radiofonicamente. In questo caso sono i presidenti di commissione che insieme in base ai consigli decideranno. Esattamente, perché se è una cosa tecnica. Assolutamente sì. Bene, Francesco, allora abbiamo quasi finito. Senti, però adesso usciamo un attimo dal tema Consiglio Comunale, perché ieri i teatri si sono illuminati, no? Perché qui parlo di Francesco Trasatti pre-politica, pre-politica, Francesco Trasatti attore, sì. E per i tuoi colleghi, perché sì. Tali sono, non è un momento facile. Oggi alle 16 c'è una manifestazione a Macerata dei lavoratori dello spettacolo, e perché veramente un anno che tutte le maestranze, tutto l'indotto, tutti i professionisti del teatro sono a piedi, e questa è una cosa francamente difficile anche da raccontare senza non partecipare emotivamente alla sofferenza anche di tante persone che oggettivamente non sanno nemmeno quando si riprenderà, come si riprenderà, in che termini. Guarda, ieri mi sono capitato davanti al Teatro dell'Aquila, che sì, c'era, sai, questa iniziativa, esatto, no, di tenerli accesi, illuminati, anche esatto, simbolicamente. Iniziativa a cui l'assessore Lanzidei ha partecipato, sì, insieme agli altri comuni, sì, Porto San, ma anche i comuni più piccoli, Porto San Giorgio, insomma, la nostra fortuna è che tutti, anche i comuni più piccoli, hanno un teatro. Assolutamente.
E mi sono trovato lì, ma ho visto delle signore, mi hanno fermato delle signore, ma con una cosa, devo entrare, devo vedere il teatro, no? E sono rimasto piacevolmente colpito perché, sai, Paolo, ho pensato, dopo un anno di lockdown, no? Ieri c'era la nebbia che non vedevi a Sì, un da passo mezzo da te, metro. no? Facciamo questa iniziativa, a volte tu fai l'iniziativa, dici, ma la gente risponderà, no? Guarda, c'è stato un afflusso di persone, ti dico, ero lì davanti per puro caso, perché uscivo dal comune, mi sono trovato lì, e mi hanno fermato delle signore dicendomi, non vediamo l'ora di tornare, mi manca, mi manca, mi manca. E sono rimasto piacevolmente colpito da questa cosa, perché vuol dire che quel linguaggio teatrale Speriamo che si poi possa recuperare nel limite del possibile tutto è quello che si è perso universale. e ci si è reso conto di quanto possa mancare una cosa così che è stata data anche un po' per scontata che ci fosse sempre, no? Quindi è un luogo di cultura, vedere i bambini, insomma, che vanno a teatro è sempre uno spettacolo. Buon lavoro a te e a tutta la categoria, diciamo, degli attori, perché adesso, insomma, non è facile, tutto il mondo dell'intrattenimento. E in bocca al lupo per questo importante incarico di rappresentante della città anche in quelle che sono le sue battaglie. Quindi so che siamo in buone mani, quindi ne sono Grazie, contento. grazie Paolo, grazie Grazie a mille. Francesco Trasatti, presidente del Consiglio Comunale di Fermo. Adesso c'è il.